Ciao a tutti da Costantino. I film di fantascienza stanno diventando realtà, cioè stanno uscendo ultimamente nel campo tecnologico alcune cose che fino a 2 anni fa io per me era assoluta fantascienza. Adesso vado subito al sodo e vi faccio vedere la presentazione che c'è stata pochi giorni fa da parte della Tesla. Cioè stanno uscendo dei prodotti veramente assurdi. Volevo anche condividere questa cosa insieme a voi. Adesso vediamo insieme la presentazione, alcuni punti salienti, vi faccio vedere quelli più importanti e poi è una cosa comunque su cui riflettere molto. Una cosa che fa riflettere su dove stiamo andando, diciamo, anche con la tecnologia. Vado al computer, adesso andiamo subito al computer e vi faccio vedere i punti salienti. Ecco, qui vediamo il signor Musk che entra in una macchina. Ecco, adesso si vede. Questo qui è il robotaxi. Adesso metto tutto schermo, almeno vedete bene. Questo è il robotaxi, in pratica. Devo dire comunque l'estetica non è male, è molto futuristica. Poi ecco, lui entra, poi si chiude in modo automatico. Questa è una macchina che è totalmente a guida autonoma, cioè non ha né volante né pedaliera. In pratica è una macchina senza supervisione, perché c'è la guida autonoma con la supervisione, dove c'è comunque un autista che controlla che funziona tutto, anche se non mette le mani sul volante. Comunque il volante c'è e anche la pedaliera. Invece in questo caso si tratta solo di una guida totalmente autonoma. Secondo Musk, diciamo, questo è il futuro del trasporto, perché lui dice: noi, siccome passiamo anche tanto tempo in macchina per andare da un punto A a un punto B, diciamo, questo è un sistema migliore, diciamo, perché possiamo anche, addirittura lui dice che possiamo anche dormire in macchina, possiamo leggere, possiamo fare tante tante cose, visto che dobbiamo passare del tempo in macchina. E questo tipo di trasporto sarà anche molto più sicuro del trasporto tradizionale che c'è adesso, perché lui dice che l'intelligenza artificiale comunque che guida queste macchine sono molto più sicura dei guidatori umani, perché si è allenata con milioni, adesso stanno girando milioni di macchine che si allenano su tantissime situazioni che possono incontrare sulla strada. Ecco, lui dice che il trasporto come è concepito adesso, con questi enormi parcheggi pieni di macchine, diciamo, non è molto efficiente in pratica. Diciamo, il futuro è in pratica diciamo, una concezione totalmente diversa, perché adesso in questo momento lui dice che la maggioranza delle macchine vengono usate poco, diciamo, per la maggior parte del tempo rimangono ferme, e comunque poi c'è l'inquinamento, producono tanto inquinamento, ci sono svariati problemi di com'è il trasporto adesso in pratica. Infatti durante la presentazione espone tutti i problemi che ci sono attualmente, diciamo, per il trasporto, per andare da un punto A a un punto B. E questo infatti su questo penso che ha un po' ragione, sì, perché ci sono tante cose che non vanno nel trasporto. Ecco, qui ad esempio fa vedere un po' come dovrebbe essere il futuro del trasporto. Infatti, se ci pensiamo, se riusciamo a trovare un sistema di trasporto più efficiente, più economico, più sicuro, diciamo, è un bene per tutti. Secondo me è un bene anche per il pianeta Terra. E penso che la direzione verso cui si sta andando è questa, diciamo, creare un tipo di trasporto più intelligente, più sostenibile. Certo, ci sono, lo so, non è tutto bello, non è tutto perfetto ancora, ci sono ancora tanti problemi da risolvere, questo sì. È una cosa comunque su cui dobbiamo riflettere un po' tutti, sì. Noi ormai ci siamo abituati al tipo di trasporto che abbiamo adesso, quello tradizionale, però sicuramente ci sono altre strade più migliori, più efficienti.
di spostarsi da un punto A a un punto B. Ecco, qui vediamo che per aumentare la sicurezza di queste macchine guida autonoma ci sono circa 1 milione di macchine che stanno girando per le strade reali e incontrano le più svariate questo qui cammina le più svariate situazioni. E da questo stanno imparando tantissimo su come si guida nel mondo reale, in pratica, perché ci sono tante situazioni che possono incontrare e stanno imparando tantissimo, in pratica, per migliorare sempre la sicurezza. Queste macchine, in pratica, si ricaricano in modo a induzione, non hanno una presa per la ricarica, si ricaricano a induzione e poi, in pratica, ecco, lui dice in pratica che dobbiamo piano piano dobbiamo trasformare i parcheggi in parchi e si può fare solo con questo tipo di macchine a guida autonoma che è sarebbe bello trasformare questi enormi parcheggi in parchi dove poter camminare con molto verde, diciamo. Ecco, qui fa vedere anche l'arrivo di un van per il trasporto di tante persone, una specie di autobus, diciamo, del futuro. Infatti è incredibile, cioè, ha un'estetica che sembra uscita veramente da un film di fantascienza. Ecco, tra poco usciranno, penso, 20 di persone. Anche questo è totalmente a guida autonoma, senza autista, senza volante, ci sono solo dei posti a sedere per le persone e basta. Ecco, adesso stanno uscendo le persone. Questo è il van, che è, diciamo, comunque è una cosa molto, anche questa, futuristica, sì. Ecco, dopo le macchine ha presentato i robot Optimus, ne ha fatti entrare tanti e la cosa incredibile è che, infatti, questa è una cosa che mi ha colpito molto, questi robot sono andati proprio in mezzo alle persone c'erano alcuni che servivano anche dei drink alle persone e parlavano con le persone. Le persone gli facevano le domande e loro rispondevano. Questa è la presentazione dei robot. E qui fa vedere un po' che sono robot che fanno le più svariate cose, in pratica non hanno una programmazione fissa, hanno un tipo di intelligenza artificiale che impara, diciamo, come farebbe una persona. Impara, diciamo, come facciamo noi, in pratica, a fare tantissime cose. E questo, diciamo, secondo Musk, diciamo, penso aiuteranno anche tante persone anche in casa. Infatti, ecco, non lo so, anche questa è una cosa su cui riflettere un po' tutti insieme, sì. E alla fine della presentazione, in pratica, è iniziato il party dove hanno messo la musica e c'era un gazebo con dei robot Optimus che ballavano. E anche questa, ecco, anche questa è una cosa che hanno fatto vedere, diciamo, durante questa presentazione. E c'è molto da riflettere, sì. Va bene, ecco, allora ho fatto questo piccolo video per farvi vedere un po' questa presentazione, almeno i punti salienti, diciamo, sulle ultime novità che ha presentato la Tesla sui loro prodotti. Ecco, è una cosa interessante, diciamo, che mi piacerebbe sapere, ma voi, ad esempio, ve lo mettereste in casa un robot che vi aiuta in tante cose, nelle faccende domestiche? Questa è una cosa, diciamo, su
penso che fra pochi anni dovremmo cominciare a riflettere su questa cosa. Va bene, allora ecco, spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettete un mi piace, un like, iscrivetevi al canale se vi piace, commentate qui sotto, fatemi sapere che cosa ne pensate di questi prodotti, di questa presentazione. Per voi, ad esempio, come sarà il futuro del trasporto o della robotica e dell'intelligenza artificiale? Saranno veramente tecnologie che ci aiuteranno o renderanno le cose ancora più complesse? Va bene, allora io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao da Costantino.